e essendo parte di un'associazione di categoria siete parte di un movimento molto più ampio e forse queste cose le conoscono molto bene i vostri dirigenti, ma certe volte i soci si perdono un attimo su questa questione. A me piace molto quando le cooperative in maniera autonoma oppure tramite qualcuno raccontano ai soci anche questa piccola particolarità, perché far parte di un movimento vuol dire tante cose, vuol dire non essere da soli, vuol dire far parte di una famiglia che ha tantissimi altri soci che hanno le vostre problematiche. Naturalmente qui a Rimini in particolare molti cooperatori sociali, ma non solo, ecco, che hanno vostre problematiche, che fanno lavori diversi e che quindi insieme si condivide un percorso fatto, come diceva Mirka bene prima, di ideali, di valori, di obiettivi, di strumenti, e quindi l'organizzazione è qui anche per questo, per supportare l'attività delle cooperative nel seguire i propri obiettivi e la propria strada, mettere a disposizione dei mezzi, creare le condizioni, aprire delle porte dove poi le cooperative possano entrare, sia dal punto di vista del lavoro, quindi delle nuove attività o del continuare a fare le attività, sia anche dal punto di vista delle relazioni con il mondo che ci circonda, quindi gli enti locali, quindi le istituzioni, quindi nel caso ERA, cioè tutti i soggetti che magari stanno molto più in alto, ma soprattutto hanno delle dimensioni di un certo tipo e che prese singolarmente avrebbero molta più forza nel poter portare avanti, indipendentemente da quello che pensano le nostre cooperative, determinati fatti. Stando insieme naturalmente abbiamo molta più forza. Essendo il primo anno perché abbiamo portato avanti questa integrazione fra Ravenna e Rimini, che abbiamo ritenuto una strada veramente importante, noi abbiamo lavorato moltissimo su questo perché lo riteniamo intanto un percorso non terminato, perché ci auguriamo che prima o poi possa ricomprendere tutto il territorio della Romagna, per un motivo semplice: voi siete forse una delle dimostrazioni, non so oggi, ma sicuramente vi farò sapere qualcosa nel breve periodo, che non c'è solo il territorio di Rimini, ma ci sono altri territori che possono essere interessanti anche per la famiglia. E questo può succedere solamente in maniera, diciamo, più semplice che non l'azione di forza, se i nostri dirigenti si conoscono, se condividono i loro obiettivi, se si parlano tra di loro e se tracciano delle strade. Perché ci possono essere delle, adesso ho avuto molto piacere di esserci anche per vedere un po' di numeri, conosco delle realtà del territorio da cui provengo, quindi della Ravennate, che invece lavorano molto marginalmente sui servizi ambientali, con numeri molto più piccoli e che quindi non chiudevano sui servizi ambientali, come dire, di tipo B, dei risultati positivi. Oggi come oggi il servizio ambientale serve, come avete detto benissimo voi, specializzazione, innovazione, mezzi tecnici e anche dimensione, perché nella dimensione si riesce a servire meglio. Poi, e quindi per questo dico, sicuramente si apriranno delle opportunità, perché sappiamo i bandi come oggi ERA non è più il nostro competitor, ma è potenzialmente il capofila di una quartata e quindi deve necessariamente lavorare e organizzarsi diversamente. Abbiamo delle sfide da vincere nei confronti del bando che ci sarà di Aterci, anche nella provincia di Rimini, che potrebbe essere partecipato anche da qualcun altro, e quindi dovremo cercare di trovare le condizioni migliori per fare la migliore proposta possibile. Poi ho avuto piacere di esserci proprio per toccare con mano, visto che mi piace cominciare a conoscere anche più da vicino le cooperative di Rimini con le quali poi lavoriamo, ma perché insieme facciamo più forza, perché insieme ci possiamo specializzare di più, perché insieme possiamo essere più bravi di quelli che sia noi a Ravenna che voi a Rimini e che Corrast a Rimini erano in grado di fare. Per cui io vedo dei belli obiettivi, ho visto dei bellissimi obiettivi da parte vostra, ma soprattutto presentati molto bene, e quindi credo che, insomma, a me mi è parsa una bella partecipazione, sono stato molto contento di essere qua. La finisco perché l'ho fatta forse anche troppo lunga.